Buonasera a tutti, amici. Questa sera andiamo in onda un po' prima. Sono esattamente le 19:37 del 26/01/2017. Con noi c'è il magnifico rettore Giorgio Vitali. Ora, ci sono un po' di argomenti sul piatto, ci sarebbe da commentare la sentenza della Consulta in merito alla legge elettorale, che si sapeva che era una boiata, però prima erano tutti per sto benedetto, oddio, non mi ricordo il nome in latinorum dell'ultima legge. Porcellum, Matterellum, No, 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 testa di capo, no, Mentulel, me no, no, Mattarellum è quello a cui Mentulellum, vogliono. Cui vogliono ritornare, Italicum. forse l'Italia, com'è così. Il passaggio parlamentare è stato fatto addirittura niente che poco di meno con un voto di fiducia. Adesso non va più bene perché si rendono conto che se lasciano quello, al di là del fatto che poi questo era un disposto che andava insieme alla eventuale riforma costituzionale che però non è andata in porto. Quindi è chiaro che gli ha scompaginato i loro programmi. Quindi devono trovare una legge elettorale che faccia vincere i soliti e non faccia vincere naturalmente il Movimento 5 Stelle. Insomma, sarà una bella giocata. Beh, in Però ogni io. caso, se mi permetti un piccolo commento, in ogni Certo, certo. caso la questione diventa più interessante perché nella Corte Costituzionale ci sono molte forze, tra cui alcune che sono state sempre contrarie alla proposta della cosiddetta riforma Renzi, che altro non era che una operazione di accentuazione del cappio con cui si voleva strozzare l'intero popolo italiano. E sono stati contrari ed è riemersa una vecchia posizione, che è la posizione del voto proporzionale. Il voto proporzionale comunque sarà e a quel punto vinca il migliore, perché loro possono anche fare delle correzioni. Se le correzioni sono nella misura che noi pensiamo, che è quella di un premio di maggioranza, beh, si tratta semplicemente della proposta che risaliva a Fanfani, ti immagini, e che poi fu chiamata legge truffa, contro la quale ovviamente il Partito Pronto? Comunista si scagliò. Dimmi. No, c'è stato un vuoto di memoria. Allora, adesso intanto chiudo un po' Parlavo questa della parte. legge truffa. Sì. Allora, no, ma è chiaro che adesso, voglio dire, ti riferivi per esempio uno di questi è Bersani, che nonostante tutto, insomma, è stato sempre un polo all'interno del PD contrario al renzismo. Va bene, l'altro elemento invece, non spenderei più altre parole in merito a questa questione della legge elettorale, tanto adesso vedremo cosa faranno. Anche perché mi sembra di Comunque, capire. alla base c'è sempre il proporzionale. Sì, mi sembra di. Ma infatti l'unica legge dovrebbe essere il proporzionale puro, punto, senza premi di maggioranza. Beh, il premio di maggioranza, ad esempio, all'epoca, quando fu proposta appunto la cosiddetta legge truffa, che mi ricordo benissimo, era una legge che si rendeva necessaria per uscire dall'impasse di un sistema apparentemente, ovviamente, apparentemente democratico, perché sappiamo perfettamente che l'Italia eseguiva passivamente gli ordini che gli venivano da oltreoceano. Però, per quanto riguardava la minuzia, i piccoli lavoretti di casa, un minimo di maggioranza che permettesse a quegli operatori governativi di fare qualche legge e vedersela approvata nel giro di qualche secolo, beh, vabbè, questo poteva essere anche ragionevole. Quindi siamo sempre nell'ambito di una Ma vedi? situazione di questo genere. Voglio ricordare a conclusione ai nostri amici, bisogna ricordarglielo sempre, che noi, almeno noi, siamo favorevoli a una Repubblica presidenziale. La Repubblica presidenziale si rende necessaria per
sia pure con alcune correzioni o che sia, nella società contemporanea si rende necessaria, e anche con lo scopo di affrontare in maniera adeguata la nuova Unione Europea, che noi vogliamo federare, una federazione di stati autonomi, sovrani, con moneta propria, e che fu delineata sullo spirito mazziniano da questo, che pochissimi, che molti citano qualora ne conoscono qualcosa, ma praticamente che nessuno conosce. Questo è l'intero manifesto di Ventotene, eh? Così chiariamo benissimo le cose, chiariamo ai nostri amici che noi le cose le conosciamo per intero, ok? Sì, allora dicevo, però lasciati fare una osservazione. Il problema nasce dalla cultura civica e civile e saggezza dei parlamentari, perché noi immaginiamo sempre che è il governo quello che deve agire, fare le leggi, eccetera, eccetera. In effetti sono due funzioni separate. Cioè, il governo ha una funzione di amministrazione, il Parlamento deve fare le leggi, sebbene poi con alcuni personaggi coincidano. Il fatto che il Parlamento debba avere uno schieramento tali, pari e quali al governo è una deformazione, a mio avviso, che questo sia la mia aspirazione. Il mio modello di governo è tutt'altro, l'ho detto tante volte, però io interpreto quello che volevano i padri costituenti, cioè che il Parlamento dovesse fare le leggi, il governo doveva fare altre cose. Oggi, siccome non ci abbiamo né la saggezza dei parlamentari né tantomeno la saggezza di quello del governo, si tende a far coincidere le due cose, invece dovrebbero avere funzioni nettamente separate. Tant'è vero che esiste uno strumento, un'istituzione, che è quella di dare la delega al governo di fare le leggi, che però è uno strumento straordinario, cioè il governo non dovrebbe mai proporre leggi in funzione ordinaria. Invece si dà la delega al governo e il governo fa le leggi, cosa sbagliatissima. Le leggi le deve fare il Parlamento, che, tornando all'affermazione che abbiamo fatto all'inizio, è proporzionale, deve essere un proporzionale puro. Cioè, se io ho un 5% di alto adesini, devono essere rappresentati in Parlamento. Se io metto un premio di maggioranza che va tutto a destra o tutto a sinistra o tutto al centro, vado a intaccare il principio di proporzionalità che sta nella Costituzione. Quindi Parlamento è una cosa, governo un'altra. Però siccome non c'è saggezza né da una parte né dall'altra, e si tende sempre a far andare male anche le cose che potrebbero andare bene, c'è questo problema. Però io non sprecherei più nessun'altra parola in merito alla questione della legge elettorale, tanto comunque vada sarà un disastro. Dico solo questo. Non lo credo, io non lo credo. Dico solo questo, che dopo la sentenza della Consulta, Renzi, sia il Movimento 5 Stelle, sia Fratelli d'Italia, tutti chiedono il voto, l'unico che non lo chiede è Alfano, per ovvie ragioni, perché se va al voto lo fanno, cioè sparisce il suo partito, l'NC. Esattamente. Vabbè, detto questo, io invece vorrei fare due righe di commento, invece sulla questione del Brexit. Allora, anche lì la questione dell'uscita dall'Europa è stata messa in mano alla Corte Costituzionale inglese, che lì ha un altro nome, ma giusto per capirci. Ed è stata, la sentenza che ne ha tirato fuori è stato un capolavoro pilatesco di lavarsi le mani, perché a un certo punto la Corte Costituzionale inglese ha detto né sì né no, cioè non ha detto ok, dovete uscire, il referendum è a posto, e nemmeno ha detto no, non dovete uscire perché si va contro a dei principi già acquisiti di alcuni cittadini, perché il fatto di essere cittadino europeo e girare per esempio in Europa con la sola carta d'identità è un diritto acquisito che non può essere tolto. Allora cosa ha fatto? Non c'era anche prima. Sì, cosa ha fatto?
cosa ha fatto la Corte Costituzionale? Ha detto, ok, per affinché la Brexit sia definitiva, occorre anche un voto parlamentare, cioè della Camera dei Lord, bla 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 bla. Cioè praticamente la Corte Costituzionale se ne è lavata le mani e ha rilanciato tutto in mano ai parlamentari, che però sono vincolati al voto. Ovviamente io non credo che il Parlamento inglese vada contro un referendum popolare, perché se lo fa si perde quantomeno si perde una quota parte dei voti. Comunque staremo a vedere. È un capolavoro di sofismo politico anche questo. Bene, detto questo... Ma puoi fare un commentino anch'io, però, no? Prego, perché ci mancherebbe. Tu vedi gli aspetti negativi, io invece mi sforzo di vedere gli aspetti positivi della questione. E quando una Corte Costituzionale, tu la chiami così, mi pare che sia giusto. Non lo è, ma insomma... perché lì di mezzo c'è anche la corona, quindi sono cose un po' diverse. Comunque, a parte tutto questo, noi sappiamo perfettamente che la fuoriuscita dall'Europa e dell'Inghilterra ha avuto un movente solo, e cioè quello vero, sostanziale, che verrà studiato dagli storici fra 300 anni, cioè la salvaguardia della sterlina in quanto tale, come strumento fondamentale della egemonia inglese in una vasta area della terra, del globo terracqueo. Questa è la vera ragione. Con tutti i suoi vari aspetti, perché c'è anche l'aspetto, diciamo così, popolare. Gli inglesi non stavano bene in quella situazione di coercizione. E giustamente, anche perché appunto la stellina aveva perso quella primazia che prima aveva, quindi è tutto strettamente correlato. Questo è un accordo. Secondo, che è un aspetto ugualmente molto importante, e lo vogliamo dire ai nostri amici, qual è stata l'operazione che loro signori hanno portato avanti di coercizione e coartazione dei popoli? E noi sappiamo chi è che ha fatto l'operazione. L'operazione è avvenuta attraverso tutta una serie di trattati europei, intraeuropei, la cui finalità era apparentemente quella di creare dei trattati che sono necessari, quindi i trattati li devi fare per forza, sia che ci sia un'Unione Europea, sia che non ci sia. I trattati li ha fatti anche Napoleone, quando ha stabilito il suo impero, perché, e poi io vorrei parlare proprio di queste cose, ancorché lui fosse imperatore, avesse il potere assoluto, tuttavia i trattati li doveva fare per forza, non solo con gli avversari, ma anche quelli che prima o poi aveva sottomesso. Lo scopo dei trattati è quello di creare una forzatura dall'esterno per coartare i popoli dall'interno. Cioè, quando io mi trovo con un debito pubblico che è quello che mi ritrovo, che non ha nessuna logica, che serve soltanto per arricchire loro signori e per coartare i popoli in maniera diretta e indiretta. Certo, la coartazione si fa attraverso i propri servi, no? Gli scudiscianti, no? Quelli che ti vengono a scudisciare perché ti dicono mi devi dare tutti questi soldi, se no non posso pagare il debito pubblico, tutte queste cazzate. Ma tutte queste cose sono strettamente collegate con una sequenza di trattati che sono stati pensati e studiati gradualmente proprio per stringere sempre di più la morsa attorno alla libertà e alla ricchezza dei popoli. Lo ripeto, attorno alla libertà e alla ricchezza dei popoli. È ovvio che un popolo, quando se ne accorge, ha ancora lo strumento operativo, cioè ha a disposizione la sterlina, e se ne va, mi pare ovvio. Ora, questo discorso qui, che è difficile a proiettarlo in Italia... In effetti... Dimmi. No, mi hai fatto... ti ridò subito la parola. Però in effetti hai ragione su questo punto. Cioè, l'Inghilterra forse è l'unico paese, anche la Danimarca,
che se ne può andare tranquillamente, perché comunque era rimasta con la sua moneta, mentre gli altri sono sotto scacco e sotto ricatto. Tant'è vero che Draghi proprio ieri o l'altro ieri ha detto: se l'Italia esce ci deve dare 235 miliardi. Vi frustate a lui, capito? Vi do io. L'Inghilterra, intesa come Gran Bretagna, ovviamente, avendo già la propria moneta, non lo ricatti per niente, anzi, esattamente il contrario, perché ricordiamo che un azionista della Banca Centrale Europea è proprio l'Inghilterra, intesa sempre come Gran Certamente. Bretagna. Scusa, prego. Certamente. No, appunto, che essendo privata, c'ha i suoi legami di carattere privatistico con gli altri azionisti delle altre banche, ma lasciamo andare questo discorso che ci interessa relativamente. Il fatto è che si prenda perfettamente coscienza di quello che ho detto. I trattati europei sono stati pensati per soprassedere, cioè per sopravanzare, per dominare le legislazioni interne dei singoli popoli, perché a un certo punto interviene sempre, la quale noi abbiamo fatto tante denunce, abbiamo fatto tanti ricorsi che ovviamente se ne guardano bene da prendere in considerazione, ma abbiamo fatto moltissime denunce contro questa struttura europea, abbiamo anche dichiarato con altre denunce che tutto è l'Europa perché è una democrazia e tutto il resto, no? E queste cose, come dicevo, sono strettamente correlate fin dall'inizio. Fin da quando si cominciò a fare i trattati, quella soprattutto del carbone e dell'acciaio, che apparentemente erano trattati che dovevano facilitare anche e soprattutto la produzione, quando tu parli di carbone e acciaio, tu parli e perfettamente sai che cosa serve, che servono per l'industria pesante, ma l'industria pesante è quella vera. E quindi lì, in un certo senso, c'era un do ut des. Venivano in possesso di queste potenzialità, tutto il resto. Poi alla fine sappiamo perfettamente che a un certo punto, siccome l'industria italiana era molto succulenta e dava, oltre a dar fastidio, molti erano interessati a farla propria, poi sappiamo quello che è avvenuto. Allora, quando il discorso è di questo tipo, giustamente una corte che noi chiameremo Corte Costituzionale, rilancia al Parlamento, perché qual è l'organo che è rappresentativo? È il Parlamento comunque, no? A parte il fatto che poi chi è al governo oggi, chi governa l'Inghilterra è gente che la sa lunga, che ha una concezione della politica che io mi sento di condividere al 150%, non sono dei cialtroni, quelli che stanno. Vediamocelo bene. Allora, invece andiamo al titolo, anche se poi parleremo di altri argomenti, che è Diversamente sicuri in un'Italia fragile. Io ogni volta che succede una tragedia di questo tipo, mi sento comunque coinvolto culturalmente, intellettualmente e emotivamente, E hai ragione. perché un po' da addetto ai lavori, anche se in maniera diversa, in maniera lontana, essendo io un RSPP, faccio delle docenze di sicurezza, mi occupo di antincendio, mi occupo di progettazione della sicurezza, progettazione antincendio. Allora, quando sento queste cose, mi viene una rabbia che magari ad altri colleghi come me non viene, per un semplice motivo. Perché io, avendo affrontato entrambi i percorsi, cioè quello della scienza della sicurezza, anche se non si chiama così, ma a me piace chiamarla così, scienza della sicurezza, e avendo affrontato parallelamente tutto il discorso dell'anemia monetaria, per citare Giacinto Auriti, come lui la chiamava, no? La moneta è come il sangue che circola nel corpo, se tu la fai mancare diventa anemico del corpo, quindi l'anemia monetaria distrugge la nazione, distrugge lo Stato, distrugge l'economia, la fa morire, la fa implodere, la fa collassare. Allora, avendo io, ripeto, esperienze sul fronte tecnico e sul fronte
diciamo, della ricerca di che cos'è la moneta, di come deve essere gestita, di come nasce, riesco a collegare le due cose. Invece magari molti tecnici, bravissimi colleghi in ambito della sicurezza, non riescono poi a capire come mai succedano queste cose. Allora, nella speranza che Giorgio chiuda sta telefonata, cosa voglio dire? Voglio dire questo, io quando faccio i corsi base, per esempio, di antincendio, cerco di spiegare che cos'è la prevenzione, che cos'è la protezione, cos'è la sicurezza, valutazione del rischio, bla bla bla. Allora faccio sempre una domanda molto semplice per far capire poi il concetto della prevenzione, perché sembra un concetto difficilissimo, alto, inspiegabile, però poi alla fine è chiaro. Allora, dico sempre, ma se io ho valutato tutti i rischi, perché a un certo punto ho messo le porte ignifughe, le porte tagliafuoco, le pareti in classe A1, in classe A0, mobili e tappezzerie, tutto in classe A1, eccetera, eccetera, c'ho gli idranti, c'ho il rivelatore, perché a un certo punto comunque metto l'estintore? Perché esiste il cosiddetto rischio residuo, cioè quella parte di imponderabilità, non di prevedibilità, ma di imponderabilità, per cui esiste comunque un rischio che tu non puoi eliminare e metti l'estintore. Dico estintore per fare un esempio, ma per capire la filosofia che ci sta dietro. Allora, a un certo punto chiedo, l'estintore che cos'è? L'estintore è che se viene un incendio, uno ha detto che lo sa usare, lo usa, lo adopera e quindi fa da protezione, protegge. Tu schiacci la manopola e estingui l'incendio. Quindi è un oggetto che rientra nella categoria di protezione. Allora, molte volte io poi faccio l'esamino finale e gli dico, senti, ma secondo te l'estintore è prevenzione o protezione? E tutti cascano come un pero, perché tutti giustamente mi dicono è protezione, perché è un elemento che è in emergenza, quindi non stai più in stato, che la prevenzione si fa in regime ordinario, la prevenzione si fa sempre in regime ordinario. La protezione si fa sempre in regime di emergenza, no? Sono due grafici, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che tutti mi dicono, ma l'estintore non può che essere una protezione. E io gli dico, no, bocciato, perché l'estintore è prima prevenzione, perché ci deve essere qualcuno che ha pensato di metterlo lì. Se qualcuno non lo pensa lì per il rischio residuo, tu non lo trovi poi affinché faccia protezione. Quindi è prima di tutto è prevenzione. Quindi la risposta esatta è prevenzione e protezione. Perché se tu non l'hai, una protezione non l'hai pensata prima, non ce l'avrai quando ti serve. Tutta sta predica per dire che la protezione civile, l'esercito, i vigili del fuoco devono essere un sistema di sicurezza. Non ci può essere l'improvvisazione in ambito dell'emergenza, l'improvvisazione non esiste. Allora se si vuole gestire un territorio fragile come l'Italia, dove si sa che ci stanno dighe, montagne altissime, zone con possibilità di slavine, fiumi che esondano, eccetera eccetera, naturalmente a monte c'è tutto il discorso della manutenzione che va fatta al territorio in una certa maniera, ne abbiamo già parlato, ma ragionando in termini di protezione, o tu la pensi prima un sistema di protezione, ogni 20 chilometri metti una turbina, e la turbina la devi controllare ogni mese che funziona e che parte, devi stanziare i soldi dallo Stato affinché quella turbina venga comunque accesa anche quando non nevica, perché poi quando nevica non è che ti devi accorgere quando c'hai la neve alta 3 metri che non si mette in moto, che manca la benzina, lo devi vedere prima. L'aereo, come diceva il mio professore ingegner Marinelli, lo manutieni quando sta a terra, non quando sta in volo. Allora, se tu non crei un sistema, la sicurezza è solo sistema,
partita, non esiste che parte una squadra, certo parte la squadra dei Vigili del Fuoco, va là e fa quello che può, partono gli alpini del Nord Italia, vanno là e fanno quello che possono, ma è, col massimo rispetto e tanto di cappello a questi signori, però è una gestione a braccio, non è una gestione di sistema. Non solo, il buon Mussolini metteva le case cantoniere ogni non so se era ogni 20 km, ogni 15 km, Pantano, una volta abbiamo fatto una trasmissione con Pantano, e l'omino tutti i giorni se puliva quel tratto di strada e c'era casa, ora se le stanno svendendo, no? Ecco che cosa vuol dire poi neoliberismo usuraio. Dici, ma che cos'è il neoliberismo usuraio? È questo, è far mancare i soldi anche per la gestione ordinaria, per creare un sistema. Se tu non c'hai un sistema sul perché i carabinieri funzionano un pochettino meglio della polizia, perché qualcuno all'epoca pensò di mettere una stazione dei carabinieri in ogni comune, e quindi è una rete, è un sistema che funziona. Se tu quel sistema di rete, anche a livello di protezione civile, di sicurezza, di comunicazione, devi fare le centrali operative dove ci stanno le interforze e deve comandare uno, non può esserci un commissario Ernani che politicamente, che di tecnica non sa nulla, può essere anche quello che vuoi, ma quando si opera in regime di emergenza non esiste la democrazia. Lo ripeto, quando si opera in regime di emergenza stai in guerra, e quando stai in guerra ci sono le regole di guerra, quando stai in emergenza ci sono le regole delle emergenze, le cose o si fanno o non si fanno, tu devi essere abituato a fare delle scelte, soprattutto in termini in quando c'è terremoto, quando ci sono incendi, quando ci sono alluvioni, devi essere in grado di operare delle scelte in una frazione di secondo. La democrazia è dialettica, vediamo, riuniamoci, no, quelli sono per quelle persone che vanno al comando dei Vigili del Fuoco o al comando della protezione civile, e gente, e per fortuna ce n'abbiamo, ma la stanno distruggendo la protezione civile, e ora spiego perché, è gente che è abituata a fare analisi della situazione, delle macro situazioni, nel giro di 10-15 secondi, e al ventesimo secondo devono prendere una scelta, subito, una decisione. Altro che il commissario, vediamo, facciamola legare. Promettiamo, no? E mangiamo. Ma promettiamo, ma, e mangiamo. Allora, la protezione civile deve avere potere assoluto e potere di spesa illimitato, punto. Dopo, quando hai dato le case a tutti, quando hai sistemato tutto, quando hai comprato tutto, dopo chiappi sti signori, li metti davanti a un tribunale e vedi se c'è stata speculazione o meno. Dice, vabbè, io ti ho chiesto di vendermi le case, però, e tu me le hai portate entro 5 giorni, perché basta pigliare un qualsiasi sito che con tutte vai su Google, chi è che fornisce case, vai su Google e trovi tutti i fornitori di casa. E te li fai portare, poi gliele hai fatte pagare il doppio del prezzo, intanto gliele acquisti e gliele prescrivi, no? E le porti là, no? Che da Natale ancora sta gente sta sotto le tende e sta sotto la neve, intanto le pigli, le porti là e le compri. Dopodiché ci mettiamo a sedere, ok, quanto valeva sta casa? 130.000 euro? Me l'hai fatta pagare 60? Io te ne do 30, punto, senza neanche investire la magistratura di questo. Il problema è che ragionare, non sono neanche abituati a ragionare in termini di emergenza, capito? È gente che... Si devono speculare. Io lo vedo, perché mi occupo di manutenzione presso ministeri, presso enti, e vedo che neanche mettono a bilancio qui ai comuni, tagliano i fondi, hanno cancellato le province, hanno fatto le città metropolitane con delle porcate che Dio solo lo sa, perché facendo questo già non si capisce più le competenze di chi sono e di chi non sono. Gli hanno tolto i fondi e poi ci lamentiamo che c'è una turbina con i pezzi rotti e 25.000 euro che non si può riparare. Ma allora scherziamo? Cioè l'Italia, che era quinto potenza mondiale, ora siamo sette, ma penso che ormai stiamo a diventare il ventesimo, con la tecnologia che c'ha, con i cervelli che c'ha, purtroppo sempre quelli sbagliati, con le possibilità tecnologiche che c'è, ci dobbiamo fare ridere
perché a un certo punto una notte sono rimasti solo 25 vigili del fuoco e non c'avevano neanche il bagno chimico, non gli avevano portato i guanti, non c'era neanche l'infrastruttura a supporto dell'emergenza. Ma stiamo scherzando? Ma io mi vergogno di essere italiano. Ma io mi vergogno di essere italiano. La sicurezza non si fa in questa maniera. La sicurezza deve avere potere con il fatto che Bertolaso, chissà che cosa avevo fatto, e secondo me non è questione che Bertolaso chissà che cosa aveva fatto, è che la protezione civile non era proprio niente, dava fastidio, era un competente, no. Dai. No, lui era ma Bertolaso aveva i coglioni quadrati, scusa, passami il termine, lui sì che era capace di fare qualche cosa, è stato chiamato in America, anzi sono arrivati prima in America i nostri da protezione civile quando c'è stato lo tsunami, che non le stesse protezioni americane, siamo andati giù in India, cioè era, qual è stato il problema? Che è stata usata la protezione civile, siccome aveva poteri straordinari, e potere di spesa illimitata, è stata usata per eventi per cui non doveva essere usata, vedi la Maddalena lì in internet. Ma allora questo tu devi mettere sotto accusa, non che mi distruggi la protezione civile che era una delle migliori al mondo. Vabbè, io questo sfogo lo dovevo fare, ripeto, perché mi sento in qualche maniera coinvolto emotivamente, e quando vedo che la sicurezza viene gestita in questa maniera, anche perché c'è un bellissimo video fatto dal giornalista David Gramiccioli e si trova anche sul sito di luogocomune.net. Tutta l'attenzione mediatica è stata piano, ma ci sono una marea di eventi intorno, addirittura un padre e un figlio sono morti perché non sono andati a recuperarli in una stradina di campagna, c'è sto bel servizio fatto da David Gramiccioli, lo dovete andare a vedere, questi qua chiamavano e manco rispondevano, cioè non so se era 118 o 112, manco rispondevano perché erano due poveracci e questi sono morti dal freddo, morti letteralmente dal freddo. Andatevi a vedere sto servizio, lo trovate su luogocomune.net di Massimo Mazzucco. Cioè, io non posso pensare che nel 2016 in Italia si muoia per questo e anche per tante altre cose. Si tratta di investire un po' di miliardi e fare infrastrutture serie. Se tu stai in zone a 1200 metri, ma che ti viene il dubbio che possa nevicare? Ma ti viene il dubbio che possa nevicare? Se tu hai città con dei fiumi del calibro del Po, del calibro del Tevere, del calibro del di quello di Firenze non mi viene il nome, del calibro dell'Arno, ma se tu hai queste città con queste condizioni, ma non ti viene in dubbio che qualche volta possono esondare e quindi devi prendere provvedimenti prima e sistemare le foci, pulire sistematicamente, poi pensare a delle idrovore, pensare a degli sbocchi alternativi per l'acqua, sistemare a monte per frenare l'acqua, cioè ci vuole tanto? Lo sai che l'Italia è una zona di terremoto, allora devi programmarla, no? Ci attiviamo solo nel momento in cui arriva la strage, si accendono i riflettori, un po' di emozionalità mediatica, ci sono i morti, si piangeranno i morti, mi dispiace, ci mancherebbe altro, ma poi ci rassegniamo a una ordinaria a un'ordinarietà diversamente sicura, perché l'Italia non è sicura, è fragile, sotto mille profili. Bene, io ho finito anche la mia predica sul fronte della sicurezza, però la dovevo fare e ci tenevo. Dopodiché ti lascio la parola e poi la riprendo un po' più tardi. Allora, tu giustamente ne avevamo già parlato prima, cioè qualche giorno fa, della necessità di dire certe cose. Tu hai detto la tua dal punto di vista tecnico, anch'io mi trovo dal punto di vista tecnico in quella condizione, anche se poi non è stato in base, comunque io ho seguito parecchi corsi organizzati dal mio ordine, l'ordine dei chimici, su questo argomento, però vorrei entrare a piede dritto su un'altra questione. Parlare di prevenzione non è
un discorso tecnico, ma è un discorso di civiltà morale. Perché? Perché civiltà significa organizzazione, e civiltà significa gestione della realtà sociale avendo una visione della complessità dei fenomeni sociali all'interno dei quali si trova anche la protezione. Allora, se tu hai una visione globale in senso politico della realtà che devi tutelare, non è soltanto la prevenzione, è una delle fondamentali espressioni nei confronti della società che è costretta a sentirti, a subirti. Esiste una dittatura, ma una dittatura feroce di assassini, di belve feroci, è questa dittatura catto comunista di ladri, di assassini, che sono tutti assassini. Tutto quello che è successo nell'Italia centrale è assassini, voluta da questi cialtroni, nella misura, e te lo dico, nella quale loro non ne sono coscienti. Questo è il punto essenziale, di coscienza di queste persone, perché se tu fossi cosciente ti premuneresti. Siccome non hai coscienza, allora la coscienza che cos'è? La coscienza non è quello di dire ma ha detto il prete che ho fatto peccato, allora non potrò andare in paradiso, prendo un po' di soldi, li do al prete e sicuramente andrò in paradiso dopo morto. La coscienza, come insegna la grande cultura classica, che questi pretacci hanno voluto distruggere per fare interessi. La cultura cattocomunista che emerge nella gestione di queste cose, ma gestiscono all'impronta e con estremo ritardo, è che non pensano in un programma e non hanno interesse collettivo, fanno solo i loro sporchi interessi. L'altro giorno eravamo io e Orazio a chiacchierare, i nostri amici lo possono vedere nei video che si trovano sia su Alba Mediterranea che su Accademia della Libertà, chiacchieravamo nella sede della Regione Lazio. Io ho citato il caso raccontatomi da Angelo Capparoni, noto medico romano, ora morto, già a lungo tempo presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, il quale mi raccontava come quegli uffici della regione gli fosse l'acquisto, nemmeno l'acquisto, perché non è stato così. Allora, lui da medico curava certe suore, e alcune di queste suore lì espressero l'intenzione di vendere questo bellissimo stabile che era stato costruito nei dintorni del raccordo anulare e a scopo di insegnamento, di creazione di una scuola o similari. E lui lo disse a esponenti vertici della Regione Lazio, i quali hanno acquistato quella struttura al prezzo doppio di quello che avrebbero voluto le suore. Ecco, la mentalità della classe politica italiana post-fascista è questa, dei cialtroni che dovrebbero essere utilizzati solo per pulire i cessi con la lingua, loro e le loro famiglie. Vertici di questo Stato. Non ci sarà in Italia qualcuno che ha preso un minimo di coscienza, capirà che questa gente deve essere eliminata. Questo è il primo atto di coscienza del popolo italiano. Politicamente, che prende atto della realtà. Ma non solo, fammi finire. Politicamente parlando. Il popolo italiano deriva, come lo dicono, dalla Roma antica, la quale aveva un principio fondamentale: si vis pacem para bellum. Che cosa significa? Se vuoi vivere la pace, preparati alla guerra.
prepara la guerra. Non è che ti devi preparare solo moralmente a affrontare il nemico, eh? Devi preparare e strutturare una guerra, quindi navi, cavalli, carri, e soprattutto, cosa diceva Napoleone? Essenziale di Napoleone, ma anche di Cesare, e soprattutto le vettovaglie. I grandi generali sanno perfettamente che servono le vettovaglie, servono i carriaggi. Militare, per un milite, ci dovrebbero essere una diecina di carri e non so quanti cavalli. Allora vai dove vuoi, altrimenti non ti prepari alla guerra. È utile che fai le sparate, disgraziatamente per noi, per cui il petto eroico, militare, eccetera, quando poi non gli dai né il fucile, le scarpe per poter attraversare la Russia, capito? Ecco, allora queste cose qui presenti nella coscienza di chi vuol fare politica al giorno d'oggi. Il fondamentale della politica di oggi è la cultura della prevenzione, ripeto, non della prevenzione in quanto tale. Allora, ecco, ti metto una data di qua, da prevenzione. La prevenzione è cultura dell'organizzazione sociale. Per cui io posso anche non mettere nell'albergo tal dei tali, no, un certo elemento di protezione, se quei soldi che io ho mi servono per fare là dove c'è un maggior rischio. Io in questo momento sto pensando al Bayonne. Ma com'è possibile che sia avvenuto quello scritto al Vajont? È una cosa allucinante, pazzesca. C'è un bellissimo spettacolo dell'attore teatrale Paolini che spiega perfettamente come è andata la questione del Vajont. No, guarda, ti dico una cosa. Ma tu metti una diga a quell'altezza, a quell'altezza, sopra valle. Ma scusa, già all'inizio ci doveva essere qualcuno che dice no, tu lì la diga non la metti. Oppure se la metti, l'invaso deve essere pieno a un terzo, alla metà, a un quarto, ti posso permettere quello. E ogni 10 giorni vai a vedere se c'è una crepa da qualche parte. Non ci vai, ti schiaffo in galera. Ma questo lo dovevano fare anche i sindaci di quei paesi. Il sindaco di Longarone lo avrebbe dovuto fare. Guarda, ti fare dico... gli eventi della polizia, il prefetto della provincia. Ti dico se questo. Se ci fosse stato un minimo di coscienza civica, non della prevenzione. Allora, laddove manca la cultura della prevenzione, principio fondamentale della vita civile. Guarda, ti dico questo, Giorgio. Non so se lo vedi. Sì, vedo tutto. Cultura della sicurezza. Ecco, allora questo io è un libro, mo è sparito, vabbè. È un libro che io ho scritto qualcosa come 15 anni fa. Lo mandai almeno a una trentina di editori e tutti mi dissero no, ma no, non funziona, non interessa, non si vende, eccetera, eccetera. E io ho detto sì, sono perfettamente d'accordo, però mai ci sarà un editore pioniere che comincia a rompere la breccia anche in perdita, mai si parlerà di cultura della sicurezza. Io già in questo libro, 15 anni fa, non so perché non si vede più a video, mo ci riproviamo. Già 15 anni fa parlavo di cose di cui oggi la gente si riempie la bocca. Cioè io già parlavo che la sicurezza andrebbe insegnata come l'educazione civica, a cominciare dalle elementari. Ma siccome l'educazione civica non insegna, no? No, immagino se insegna la sicurezza.
Mi fa piacere che poi le cose di buon senso, al di là che io le abbia dette 15 anni fa, poi alla fine vengono fuori, nel senso che, per esempio, ho sentito dire a Salvini che vuole mettere la leva obbligatoria 6 mesi per fare i corsi di sicurezza e protezione civile. E viva Dio, ci è Eccezionale. arrivato! Io lo dicevo 15 anni fa, Certo. anche alle donne devono fare protezione civile, sicurezza, Croce Rossa, eccetera, eccetera. Ah, un altro ente che stanno distruggendo è proprio la Croce Rossa, grazie a Monti, perché è vero che era un serbatoio di voti, era un postificio, vero tutto quello che vuoi, però non puoi buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Se non funziona, la fai funzionare. Croce Rossa è anche vero che c'era un'anomalia, tra virgolette, in Italia, perché mentre in tutte le altre nazioni è un'associazione privata, in Italia invece era un ente parastatale militarizzato, perché c'erano e ci sono i militari all'interno della Croce Rossa. Però anche quella la stanno distruggendo. Ora, al di là della pagliacciata che hanno preso 7-8 extracomunitari, gli hanno messa la camicia da Croce Rossa, l'hanno portata su per fare la foto che anche abbiamo i volontari immigrati che vanno lì, ma se tu non sai che cosa vuol dire scavare in emergenza, perché ci vanno i vigili del fuoco? Fammi dire quest'altra cosa, se no mi mi arrabbio. Cioè, perché ci vanno i vigili del fuoco? I vigili del fuoco non è gente comune, è gente preparata in termini elettrici, meccanici, gas, strutturali. Perché vanno solo loro a fare queste cose? Perché quando scavano, non è che scavano così. Devono vedere nel momento in cui scavano se ti casca una trave, devono mettere in sicurezza roba che. Cioè, prima di. Perché esiste una legge in sicurezza che è la seguente. Tu non puoi compromettere la tua vita per salvare quella dell'altro, perché sennò anziché di avere un soccorso, ce n'hai due. E se il soccorritore diventa anche lui un soccorso, quindi anziché di avere un cadavere, ce n'hai due. Quindi prima di fare il soccorso reale, tu devi mettere in sicurezza la zona. Mettere in sicurezza la zona in un albergo che è crollato, può esserci una trave rotta, può esserci una perdita di gas, può esserci un'ulteriore valanga, può esserci un tubo che ti parte l'acqua a pressione. Siccome i vigili sono abituati a gestire questo tipo di emergenza, tu non ci puoi mandare il volontariuccio che gli metti là con tutto il volontario vuoi portarla per portare il bicchiere d'acqua al vigile del fuoco. Ma quelle cose le deve fare solo il vigile del fuoco, o qualcuno esperto di protezione civile che abbia gestito e lavorato in regime di emergenza e sappia che cosa significa fare uno. Devi vivere nel cantiere per capire che cosa significa. E Devi allora? essere in grado di isolare dei cavi elettrici e se c'è corrente elettrica, se c'è una fuga di gas. Per questo non ci può. Pure gli alpini che sono andati là, per carità, tanto di cappello gli alpini. Ma gli alpini, una volta che levano la neve, se devono togliere di mezzo. Io adesso non è che voglio fare una sponsorizzazione ai vigili del fuoco, per carità. Però, siccome io ci ho vissuto, sono stati i miei docenti, a cominciare dall'ingegner Abate, all'ingegner Marinelli, all'ingegner Gioni e tanti altri, sono stati a Roma. Ecco, un'altra cosa per cui io poi mi arrabbio: esiste l'Istituto Superiore Antincendio, si chiama ISA, dove io ho preso l'attestato 818, dove ho fatto le 120 ore di corso per prendere questo attestato. Ed è gente coi coglioni così, non si scherza, cioè non ti puoi improvvisare esperto di sicurezza se non l'hai fatta per 5, 10, 20 anni affiancato da. Allora tu devi rifare funzionare l'Istituto Superiore Antincendio perché è fermo lì con i quattro frecce, come dice qualcuno, e non ci sono fondi per formare altri tecnici in regime di prevenzione e protezione. Devi pagare sti vigili del fuoco come Cristo comanda, devi aprire le assunzioni e formarla come Cristo comanda. No, che a un certo punto questi poveracci non c'avevano manco i guanti e le scarpe per lavorare a 1200 metri di altezza e dal freddo. Quindi il problema poi è sempre lo stesso: la sicurezza è sistema, comincia dalla protezione civile, che è la struttura più alta in grado, a scendere ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, a tutte le associazioni di volontariato, ma ognuno nel proprio
nel proprio ambito di competenza. Non ci possono essere infiltrazioni politiche, invasione di gente incompetente che va lì, va a fare solo danni, va a fare solo confusione e interferenza. Interferenza è un rischio che va comunque è eliminato. Quindi di che cosa stiamo parlando? Bisogna investire su questo corpo e farlo e raddoppiarlo e renderlo operativo e dargli mezzi e formazione. Solo così. Perché c'è un ospedale ogni, così come c'è una caserma dei vigili del fuoco? Allora si raddoppino tra virgolette le caserme dei vigili del fuoco, della protezione civile, la guardia forestale è stata accorpata ai carabinieri, eppure lì è un film. Perché no? Perché se fanno queste scelte così, mo sono scontenti sia i carabinieri sia i forestali, perché giustamente è ovvio, quello non ci capisce niente di alberi e quello non ci capisce niente di sicurezza urbana. È un macello, perché gestiscono fioriscono le barzellette. Va bene. Allora, tu volevi parlare di Napoleone, vero? Prima di quello voglio dire un'ultima cosa. A proposito di Napoleone, mi hai fatto venire in mente, non volevo parlare di Napoleone, volevo parlare di altre cose. Comunque, c'è un libro molto bello, Storia parallela della chimica, è scritto da uno storico che io ho, un libro da qualche parte qui, Bottoni di Napoleone. Interessante. Perché? Perché i bottoni delle giacche e dei paltò, dei giacconi che andarono in Russia, erano bottoni che col freddo si sfaldavano. Questi poveri soldati, mentre andavano all'assalto, gli cadevano i pantaloni e si apriva il giaccone. Scrivere questo storico, deve essere uno storico o inglese o americano, se lo ricordo bene. Prima o poi, se qualcuno mi chiede qualche ulteriore informazione, più o meno lo so, quel libro. Intendeva dire che se tu vuoi fare una spedizione, bisogna che sai esattamente e che bottoni adoperi. Come avevo detto prima, io per lungo tempo mi sono interessato di prevenzione cardiologica e facevo parte di un gruppo molto ben congegnato, avendo tante idee per la testa e tante possibilità di operare, fare qualcosa. Ma in questa chiusura, enorme chiusura della cultura italiana, di coloro invece avrebbero dovuto essere aperti, ogni tanto organizzare dei corsi di respirazione, di massaggio cardiaco, cioè nelle scuole, perché era veramente difficile trovare la possibilità di portare via un'ora e mezza per questi ragazzi di tutte le età e di tutte le classi, per insegnare una cosa elementare che tutti dovrebbero sapere, tenendo presente ad esempio che il massaggio cardiaco e che la respirazione artificiale viene insegnata nelle scuole giapponesi dal primo anno di scuola alla fine del percorso scolastico. Che chi impara la respirazione artificiale, dopo un anno, se non la metti in pratica, si dimentica completamente, quindi lo devi rifare. Devi avere questa manualità, no? Saperle le cose, non improvvisate. Noi abbiamo il paese che ha il maggior numero, la maggiore lunghezza di coste, non abbiamo nemmeno la garanzia che i bagnini, quella miriade di bagnini sappiano fare la respirazione artificiale. Questo obbligo. La cosa che noi ci preoccupava di più era tentare di organizzare in qualche modo dei corsi di formazione per urbani, la polizia, no? I carabinieri, i pompieri e quant'altro.
non riuscimmo a fare nemmeno quello, dovrebbe essere obbligatorio. No, no, un vigile urbano non ce l'hanno, lo so, perché ho chiesto diverse volte ai poliziotti, alla Polstrada, insomma, a qualche amico che lavora nella Polstrada, dico: ma per caso voi fate corsi di primo soccorso, ma soprattutto di MCA, massaggio cardiaco, no? Che tra parentesi adesso c'ha un altro nome inglese, BLS, vabbè. La risposta è stata sempre no. Invece sai a chi l'hanno resa obbligatoria? Che tra parentesi poi lì c'è un problema giuridico, tant'è vero che quando facevo i corsi agli steward delle discoteche, perché adesso per fare gli steward nelle discoteche serve una specie di patentino, devi fare un corso in cui ti insegnano gli aspetti giuridici, gli aspetti di antincendio, gli aspetti di primo soccorso e sicurezza in genere, rischio elettrico, eccetera, eccetera. Con tutti quei casini che succedono. No, perché prima per fare i buttafuori nelle discoteche bastava che eri di stazza grossa, alto, ed eri già buttafuori. Oggi invece hanno reso obbligatorio questo corso, viva Dio, e dopodiché devi essere iscritto in un registro alla prefettura, sì, in cui si è registrato come che lavori come per un'agenzia e che lavori come steward di discoteca, e a loro è obbligatorio sapere saper fare il massaggio cardiaco, fare il primo soccorso. Ma c'è, come al solito in Italia fanno le leggi e poi c'è sempre il problema giuridico, perché in effetti quando si fa primo soccorso, tu devi a quello che sta a terra, se è cosciente, attenzione, se è cosciente gli devi chiedere se vuole essere aiutato. Attenzione, questo è fondamentale. Infatti è un passaggio che molti non capiscono con la logica, no? Gli devi chiedere se vuole essere aiutato, perché se non vuole essere aiutato, tu come cittadino non hai l'obbligo di aiutarlo, hai solo l'obbligo di chiamare il soccorso. Hai l'obbligo di chiamare l'ambulanza, se hai un problema di carattere sanitario. Aspetta, hai l'obbligo di chiamare la polizia se hai un problema di ordine pubblico, e i vigili del fuoco se hai un problema di incendio o di allagamento, insomma, di struttura. Però tecnicamente tu non devi intervenire se lui non te lo concede. Cosa diversa è se invece il moribondo, il soccorso, insomma, la persona a terra non è cosciente, allora sei tu che nella tua assoluta responsabilità ti prendi la briga di fargli il massaggio cardiaco. Non so se è chiaro, perché se per caso tu non lo sai fare e gli crei un danno maggiore, certo, se sta per morire, che è morto, che non c'ha più respirazione, che gli senta respirazione assente, battito cardiaco assente, morto per morto fai il massaggio cardiaco, ma è chiaro che 8 massaggi cardiaci su 10 gli rompi le costole, c'è poco da fare, perché la prima cosa che succede, il petto deve andare giù 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, 3 centimetri, cioè lo schiacciamento deve essere bello tosto, se no tu il massaggio cardiaco non lo fai seriamente. Quindi la rottura delle costole è quasi sempre sicura. Oppure c'è quell'evento che, se per esempio devi fare la manovra di Heimlich, non so se sai che cos'è, sì, la sai, insomma, quella per tirare il torsolo che ti va a finire nella gola, alla donna gli devi dire: senti, io guarda che ti sto per abbracciare e ti sto per toccare le tette, perché quando fai la manovra di no, ma tu scherzi, c'è gente imbecille, i musulmani, il marito che ti può mettere le mani addosso. Per esempio, all'ultimo corso che ho fatto di aggiornamento, perché ci sono sentenze di gente imbecille che gira, quando fai soccorso a un bambino, soprattutto se non ci sono i genitori, cercare di avere un testimone, perché ti possono pure accusare di aver rapito il bambino, di fare molestie, di essere un pedofilo. È quello che avviene regolarmente,
di essere un pedofilo. Quindi quando fai soccorso a un bambino, soprattutto sperduto e abbandonato, cerca di avere un testimone. Cioè, pensa cosa ci sono, cioè, questi docenti che ci facevano corsi a noi per primo soccorso, per dirti a che punto arriva la bestialità umana, no? A un certo punto tu vuoi fare il soccorritore e ti accusano pure, capito? Perché magari gli ha rotto una costola, cioè, non solo che gli ha salvato la vita, poi ti accusano pure che gli hai... Allora, naturalmente, questi qua ci dice, vabbè, ma se non li possiamo toccare, se a un certo punto è tutto sotto la nostra responsabilità, allora perché ce lo fate sto corso? Perché il corso vi serve perché dovete essere in grado di saper fare il primo soccorso. Però sappiate che queste sono... è il mestiere che vi siete scelto, sappiate che l'unica cosa che dovete fare è chiamare il soccorso esterno e poi mettervi a disposizione del soccorso esterno, ma se volete operare, queste sono le condizioni, il quadro giuridico è questo. Tu mi hai stimolato il ricordo e io ricordo due cose relative a questo. La prima era nel lontano 1943-44, mi pare nell'estate 44, eravamo a Milano Marittima. E io mi ricordo ancora, perché ho questa fotografia in mente, avevamo una donna di servizio che gli era rimasto appunto bloccato un pane bagnato di latte che gli era rimasto. Mi ricordo l'immagine di questa donna che correva e io terrorizzato, ero bambino, bambino, 43, avevo qualche annetto, ero assolutamente in condizione di capire, e vidi correre immediatamente mia madre con enorme prontezza e dargli 3 o 4 pugni, era determinando la fuoriuscita di questo intruso. L'altra è molto bella, è avvenuto nel 65-66 a Roma. Passavo, ero a piedi in una certa strada di Roma che non voglio dire, ma che potrei dire perché ci capita spesso da quelle parti, e vedo una donna giovane, anche belloccia, che discute con una persona, presumibilmente il marito, fa 3 o 4 passi e cade così per terra. E io mi avvicino, ovviamente, e guardi, può essersi, ha preso sicuramente delle medicine, può essersi avvelenato. Allora, siccome questa era svenuta, chiaramente svenuta, era uno studio medico che io sapevo, in bocco, il medico non c'era, ma c'era l'infermiera. La prima cosa che mi dice, guardi, non si impicci, non si compromette. Ecco, questa è la prima cosa che quella persona, e che io ho il piacere adesso di riferire. Ok? Per quanto riguarda poi sempre il problema cardiologico, ricordo che parlare di defibrillatore oggi in Italia è come parlare del mostro di Loch Ness. Ricordo anche che laddove i defibrillatori dovrebbero essere presenti in ogni campo sportivo, pare, ho l'impressione, che in un solo campo sportivo ci sia un defibrillatore, e proprio in quel campo sportivo è stata salvata la vita di un noto calciatore. È la realtà nella quale noi viviamo. Chi non ha il senso della prevenzione, chi non ha il senso della prevenzione è un cialtrone, non dovrebbe fare l'uomo politico. Dovrebbero andare a pulire i gabinetti. E io, qualora andassi al potere, tutta questa gente qui, a mo di complimento, abbiamo capito. A mo di complimento. Abbiamo capito. A mo di complimento. Lavorare nel posto in cui devono andare, compreso buona parte di coloro che fanno parte dell'attuale governo. Se vogliamo parlare di quell'altro argomento, che è un argomento di grande importanza, che è entrato ieri nella questione dei rapporti e Chiesa Cattolica, qui ci sarebbe molto da dire. L'azione, il ruolo e la funzione di tale Chiesa
nella storia dell'umanità e soprattutto nella storia d'Europa. Non so se c'è ancora un po' di tempo, se vale la pena di... Per me meno. Puoi andare avanti tutte le ore che vuoi. Beh, allora invece, siccome sono le 8:30, presumo che mi chiameranno, mi limito a far vedere alcune cosette e promettendo ai nostri amici che ne riparleremo. Questa l'abbiamo già fatta vedere altre volte. Questo libro che riguarda praticamente la storia della P2. Interessante perché compromissione nella storia mio concittadino Giordano Gamberini, la massoneria, ma anche vescovo della Chiesa cristiana, non cattolico, ma comunque cristiano. Giordano Gamberini, Ravennate. E qui c'è tutta un retroscena dei rapporti di gran maestri, tra cui appunto Giordano Gamberini, che non è parente ovviamente del segretario del Nord, e ovviamente di Ciocelli. Però quello che mi interessava di far vedere ai nostri amici, che non si capisce per quale ragione a essere terrorizzati dal nome massoneria, noi abbiamo qui questo personaggio meno che il principe di Condé, vicissimo principe di Condé. Luigi di Borbone Condé, conte di Clermont, tutte le loggie regolari della Francia dal 1743 al 1771. Il fatto che questi nostri amici che vedono la massoneria a ogni angolo, evidentemente sono perseguitati, hanno una mania, una psicopatologia, un istinto persecutorio, si sentono perseguitati. C'è tanta gente che, io mi ricordo uno che era perseguitato, no, anche questo era un medico pazzo che era perseguitato dall'Opus Dei, ma che lui, la moglie da lui separata, lo faceva perseguitare dall'Opus Dei, ecco, è la stessa cosa. Il cattolicissimo principe di Condé, eccolo qui, era il gran maestro di tutte le logge della rivoluzione francese, che questa gente qui le ha spazzate via, ma dal 1743 al 1771, il che significa che non è vero che la massoneria ha fatto la rivoluzione, queste persone, esattamente il contrario. E rivoluzionari erano in buona parte massoni, ma lo erano perché erano dei preti. Andate a vedere la storia di questi grandi rivoluzionari che hanno fatto la rivoluzione francese, di cui poi al momento opportuno, ecco qui, questo è un libro formidabile. Il diavolo zoppo e il suo compare. Ci riferiamo e a Fouché. Questo è Talleyrand, questo è Fouché. Tutti e due preti. Ok? Uh-huh. O ex preti, ma è la stessa cosa. Uno che ha fatto tutto il seminario, a questo punto può anche dire di non essere un prete, ma la mentalità è quella. Tant'è vero che io vi voglio far vedere questo, e con questo noi terminiamo, anche perché è presumibile che i nostri amici si siano un po' stancati. Beh, diciamo che abbiamo fatto una tiritera un po' tecnica, quasi tecnica, per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo anche parlato di politica. Prevenzione significa politica.
Però c'ho due cosette da far vedere in chiusura. Perfetto, sì, prima finisco io, perché Prego, questo è prego. troppo bello. Troppo bello. Questa è una canzone che io stimo moltissimo. È gente intelligente, colta e molto coerente. Che cosa hanno pensato? Di fare un calendario di questo tipo. Questo è il calendario. Ce la riesci a leggere qui qualcosa? Sì, 2017, le guerre di religioni, les guerres de religion. Allora, per ogni pagina praticamente, per ogni mese, c'è una storia di guerre di religione più simpatica dell'altra. Noi vogliamo prendere una, la prima che mi capita, no, la prima. Quella che mi piace di più perché è veramente interessante. Guerre di religioni, cari amici. Cristiane. Va bene, sono guerre di religione fra cristiani. Quindi le cose belle le vediamo qui. Ma questa qui, una qui che qualche mese possibile, quando uno c'è qualcosa, non la trova mai. Leggiamoci questa. Questa è ovviamente il ritratto. Luigi di Guisa, no, perché sai, tutti questi, come dire, cristianucci che vogliono il E bene dai, su. dell'umanità, così, mi dicessero il contrario. Questo è un testo scritto da una congregazione religiosa che io stimo moltissimo, colta e Sodalizio un piano. molto coerente. Allora, Cardinale Luigi di Guisa, 1555-1588, fu creato arcivescovo di Reims nel 1574, succedendo a suo zio il Cardinale Carlo. Il 21 febbraio 1578 fu creato cardinale da Gregorio XIII e prese il titolo di cardinale di Guisa. Papale ad Avignone, la sua dedizione alla causa cattolica, bello Enrico di Guisa, l'esigenza nei confronti del potere reale gli costarono il favore del re Enrico III di Valois. Per ordine del sovrano, il cardinale fu ucciso a Blois il giorno dopo il fratello Enrico. Allo stesso momento furono imprigionati, in quanto appartenenti alla Lega, anche il cardinale di Lione, Pierre d'Épinac, Carlo di Borbone, zio di Enrico IV, che sarà considerato dalla Lega come il legittimo re di Francia, con il nome di re Carlo, che a quel tempo il re era Enrico III, dichiarato decaduto dopo l'assassinio dei Guisa. È un episodio da quattro soldi. Beh, andatevi a vedere chi sono i Guisa, leggere la storia della notte di San Bartolomeo, andate a vedere per quale ragione tutti questi poeti erano poi cardinali con potere politico pieno. Come dire, queste congreghe di cristianucci Ancora. che predicano la bonomia, la bontà, la generosità. Io non ho mai visto la generosità nella Chiesa. No, non è vero, adesso non Va essere così. bene, lascia correre, sono personaggi che poi tra l'altro danno pure fastidio, quelli che mi vuoi citare tu. Sono Guarda, la chiesa personaggi che prima che se li tolgono dalle balle, è vero, li sopportano, poi alla fine trovano il modo di torcere i coglioni. Tu sai che io sono abbastanza severo su certe cose Sì. con la Chiesa Cattolica Romana, però bisogna dare atto che c'è una grandissima Chiesa di frontiera. Io poi sono stato all'interno della Caritas con Don Luigi Di Liegro, l'ho raccontato tante volte. C'è una Chiesa di frontiera, quella che però viene
abbandonata dallo Stato del Vaticano, che invece fa veramente tanta opera sociale sul territorio, a cui va la mia totale e assoluta stima e solidarietà. Questo, ma questo, tu questa cosa non la devi individuare come proiezione di Santa Madre Chiesa, come organizzazione autonoma gestita da persone generose che sono generose di per se stesse, non in quanto cristiani. Ok, hai finito o dobbiamo... O devi leggere? Voi, cari amici, se vi volete acculturare, fatevi un calendario come questo. Veramente. Tra parentesi, esiste il sito di Sodalizium, basta la cercate e andate a trovare tutti i numeri di Sodalizium. Sì, esatto, sì. Vi varrebbe la pena, soprattutto quelli che trattano molto strette interconnessioni tra massoni, quelli veri, e non le cazzate che raccontano certi nostri amici. Allora, la lezione. In chiusura. Aspetta. È qui, guarda. È qui, ce l'abbiamo qua. Qui. Notizie dal Grande Oriente dintorni, Amendole Napolitano, eccoli qua. Questo è un bellissimo articolo di padre titolato di padre Torquemada, vabbè, questo abbiamo, ecco qua, vedi, ad esempio, due noti cardinali, eccoli qui. Avete qui, ce l'avete, capito? Ecco qui, abbiamo altre manifestazioni di ecumenismo, eccoli qua, eccetera. La Chiesa è se... Allora, tu mi fai aprire dei fronti che poi io mi prendo e comincio a parlare per ore. L'accusa che fanno anche chi scrive su Opificium, le Freviriani, i sede vacantisti, eccetera, eccetera, in cui sembrerebbe che la Chiesa sia diventata ecumenica solo nel Concilio Vaticano II, è un errore madornale, perché anche il Concilio del 325 fu un concilio ecumenico, dove si incontrarono diverse posizioni dottrinali, e il grande ateo assassino Costantino, che indisse quel concilio, cercò di mettere le pezze e tirare fuori un'idea unica. Tant'è vero che poi ritornò a essere ariano, poi sembra che si convertì alla fine della vita, vabbè, basta andarsi a vedere la storia di Costantino. Ma sai, quando uno è morto puoi dire che si è sempre convertito. Ecco, l'hanno fatto anche con Malaparte, quindi Malaparte l'ecumenismo è anche insito nell'accezione più ampia del significato di ecumenismo, nello stesso cristianesimo, nel momento in cui prende i riti egiziani di Osiride, della Dea Madre, di Horus, il 25 di dicembre, tutta la cultura ellenica del Logos, tutto ciò che invece viene dal monoteismo ebraico, e già lì era il cristianesimo nasce in una sintesi ecumenica di più forze filosofiche e dottrine. Sincretica, quindi, non ecumenica. L'ecumenismo è un altro concetto. Sincretica, è un'altra cosa. Sì, lo sappiamo che è un'altra cosa, però voglio dire, il DNA parte da lontano. Lo stesso concilio che viene citato negli Atti di Apostolo, che viene considerato il primo concilio, cioè del 50, di fatto si incontra la fazione ellenica di Paolo Barnaba, che poi Barnaba lascerà e ritornerà con Pietro, e la fazione giudaica, che invece era Giacomo e Pietro. E anche lì ci fu un incontro tra due estremi, tra chi voleva la circoncisione e chi non la voleva più, e così via. Insomma, quindi l'ecumenismo come filosofia viene da lontano. Senti, tu prima di chiudere io devo far vedere due libri. Volevo far vedere la copertina di questo numero qui, di Sodalizium, eccolo qua.
eccolo, ed è del 2015 questo. Si vede un po' male, ma... Sì, strano, si riesce a vederlo bene, ecco. Comunque i numeri di Sola Dilizium Piano si trovano su internet, sul sito di Sola Dilizium. Prosegui pure. No, io vado in chiusura, semplicemente oggi quando sono uscito dal lavoro c'è un piccolo libraio lì che vende libri di seconda mano, ce n'aveva 4-5, uno più bello dell'altro, ma per mancanza di fondi ne ho comprati solo due. Uno è questo, che è straordinario, La carta moneta italiana, è solo il primo volume, non c'era il secondo, ma è eccezionale, e ho scoperto proprio attraverso questo volume, così giusto per farvi vedere, sono tutte le banconote dal Regno d'Italia, passando per la Repubblica Sociale, per le 200 lire biglietto di Stato, fino ad arrivare all'euro. La cosa che ho scoperto è che dei biglietti di Stato non ci sono stati solo i 500 lire, ma tanti altri, però da lì andare indietro nel tempo. Quindi io sono convinto che due o tre miei amici, tra cui Giovanni Armando Zero, farebbero carte false per avere questo libro, che è veramente eccezionale, perché mi ha fatto scoprire tante di quelle cose. Queste per intenderci sono le famose 500 lire, esatto, biglietto di Stato a corso legale, queste che provocarono la morte di Aldo Moro. Queste qua sono le 500 lire però da serie Aretusa, ma se andate a vedere indietro, adesso cercherò di farvelo vedere. Beh, c'erano le 10 lire, di Stato. No, ma per dire, ecco, questa qui, stai buono un attimo che blocco l'immagine, eccola qua. Questo qui, se leggete bene, è un biglietto di Stato a corso legale, cioè quindi ci furono tanti biglietti di Stato a corso legale, o buoni di cassa a corso legale. Le 10 lire, quelle che hanno l'immagine di Vittorio Emanuele III. Ma ci sono talmente tanti. Però per dire, anche questo qua sul Regno d'Italia, i 5 lire, eccolo qua, biglietto di Stato a corso legale. Tra parentesi, diceva l'amico scomparso Savino Frigiola che anche Vittorio Emanuele III, insomma, fece lì davanti al teatro a Milano, fece una brutta fine, proprio perché emetteva troppi biglietti di Stato. Eccoli qua. Almeno questa era una tesi. Umberto I, non Vittorio Emanuele III. Umberto I, pardon. È una tesi che lui porta avanti sul libro che ha scritto. Momento. È una tesi sostenuta da un fondamentale libro di Arrigo Petacco, dedicata a Gaetano Bresci. Sì, però l'anarchico venuto dall'America. Io l'ho letta dal libro di Savino Frigiola, e lui probabilmente l'ha ripresa da quel libro là. Infine ho trovato questo libro, così giustamente, Matteo D'Amico, Giordano Bruno. Voglio leggere 10 righe bellissime di introduzione del questo libro. È veramente importante. Che è qualche cosa di eccezionale. Allora, a 4 secoli di distanza dalla sua tragica morte, Bruno continua a suscitare grandissimo interesse e gli studi sulla sua enigmatica figura si moltiplicano di anno in anno. Più che nel caso di altri pensatori, il suo vero volto ci appare sfuggente e inafferrabile, come nascosto dietro a mille maschere che di volta in volta il Nolano ha indossato. Eppure, tornare a Bruno non è uno sforzo inutile, non è un esercizio vano da lasciare solo agli accademici e agli appassionati di storia del Cinquecento. Al contrario, riuscire a comprendere la sua personalità, seguire le sue tracce del suo incredibile cammino attraverso un'Europa divisa e insanguinata, penetrare nel suo pensiero seducente e misterioso, rappresenta una grande occasione per recuperare il senso più profondo della grande stagione culturale che apre l'età moderna.
e che fonda il suo e il nostro mondo, il Rinascimento. Ora in Bruno non si risolve tutto ciò che è stato il Rinascimento, ma è indubbio che molti degli elementi fondamentali di esso operano in profondità nel suo pensiero, in lui. Forse in realtà finisce questa stagione luminosa e irrepetibile che aveva riportato l'attenzione spirituale di Atene, sentite queste parole, sono bellissime, di Atene nel cuore per i grandi presocratici, come per i poeti e i pensatori greci delle origini. In Bruno il pensiero si fa vita, la filosofia è insieme poesia e profezia. Da buon allievo di Platone egli sa che la verità, questo passaggio è bellissimo, da buon allievo di Platone egli sa che la verità è tale solo quando trasforma radicalmente chi la giunge a possedere, che il sapere vale solo quando non mi lascia identico a ciò che ero, ma mi costringe a trascendermi verso l'assolutamente nuovo, verso un futuro che non posso affermare con le trappole della ratio o del concetto, verso un'alterità che mi fonda pur venendo dopo di me nel tempo. In Bruno, prima e in un senso più profondo e più autentico per Spinoza, conoscere significa amare ciò che si conosce, fino a diventare in tal modo un tutt'uno con esso. Nuovo Empedocle nato... Questo è lo spirito di predicazione che attribuiscono a Gesù. La coincidenza di amore col sapere. No, ma infatti, vabbè, mi termino qui, però è bello il passaggio in cui dice la verità, è, se veramente ti arriva la verità, non può che trasformarti, non può che cambiarti. E la verità è amare la conoscenza. Insomma, vabbè, volevo leggere questo passaggio, questo libro, l'ho preso a pochi euro. Un minuto finale. A pochi euro. Prego. Lascio un minuto finale perché non manchi mai nei nostri commenti l'Osservatore Romano, eccolo qui, ecco, Romano del 23-24 gennaio 2017, c'è scritto contro, leggi, si legge? Osservatore legge. Romano, Osservatore Romano si legge. Sotto. È sotto, tutte le mafie dall'altro lato, sposta contro tutte le mafie. Ma guarda un po' che cosa ti va a scrivere l'Osservatore Romano del 2017: il denaro degli affari sporchi e produce un potere iniquo. Cosa facciamo? Hai aspettato 2017 anni per scrivere questo concetto? Ci voleva l'esempio delle sofferenze di miliardi di persone per scrivere questa frase? Ecco, eccola qui. Che bella invenzione, eh? Che belle cose che hanno scoperto questi personaggi. Vabbè, dai, chiudiamola così, anche per questa sera. Va bene. Allora, grazie a tutti per chi... Ma siccome tu mi hai provocato, però... Sto facendo i saluti! Siccome tu mi hai provocato, e questo ci vuole. Ecco, noi però siamo per questo culto qui, eh? Ah, mamma mia, culto di Priapo! Bisogna leggere il Vangelo, non il culto di questo Priapo. Questo è il Vangelo, guarda. Terribile. Va bene, signori, spero che vi abbiamo dato, amici, che vi abbiamo dato sempre qualche elemento di riflessione e camminiamo insieme nella ricerca della verità e quindi della libertà. Amiamo la ricerca della libertà e della conoscenza. Bisogna amarla, se no non si arriva da nessuna parte. Amare e amare la ricerca e l'amore per la conoscenza. Bene, salute per il corpo, serenità per lo spirito e saggezza e sapienza per la mente. Attento a non fare il saluto fascista che ti danno 2 anni di galera. Buonanotte a tutti.